I veri terroristi nel nostro mondo non si incontrano nell'oscurità a mezzanotte, né gridano Allah è grande prima di qualche azione violenta. I veri terroristi di questo mondo indossano abiti da 5.000 dollari e lavorano nei piani alti della finanza, del governo e degli affari. Perciò, cosa possiamo fare? Come fermare un sistema di avidità e corruzione che ha così tanto potere e forza? Come fermare le azioni di questo aberrante gruppo che non prova compassione, per esempio, di milioni di massacrati in Iraq e in Afghanistan? Come fermiamo un sistema di avidità e corruzione che condanna le popolazioni povere alla schiavitù o che architetta autoattentati terroristici per poter manipolare la realtà? O che crea meccanismi sociali automatici che sono intrinsecamente fonte di sfruttamento? O che riduce sistematicamente le libertà civili e viola i diritti umani, con lo scopo di proteggere se stesso dalle sue stesse imperfezioni. Come possiamo avere a che fare con numerose istituzioni occulte, come il Consiglio per le Relazioni Estere, la Commissione Trilaterale, il gruppo Bilderberg e altri gruppi non eletti democraticamente, che a porte chiuse si accordano per il controllo delle fondamenta politiche, finanziarie, sociali ed ambientali delle nostre vite? Il fatto è che la società di oggi è indietro, con politici che parlano costantemente di difesa e sicurezza, piuttosto che creazione, unità e progresso. Annualmente, i soli Stati Uniti spendono circa 500 miliardi di dollari per la difesa. Questa cifra sarebbe sufficiente per mandare al college per 4 anni tutti gli studenti americani. Nel 1940 il progetto Manhattan produsse la prima vera arma di distruzione di massa. Questo programma impiegò 130.000 persone ad un costo finanziario estremo. Immagina come le nostre vite sarebbero domani se quel gruppo di scienziati, piuttosto che lavorare per trovare un modo per uccidere persone, avesse lavorato per creare un mondo che si sostiene autonomamente sulla prosperità. Le vite domani sarebbero davvero molto diverse se questo fosse il loro obiettivo. Invece di armi di distruzione di massa, è ora di liberare qualcosa di più potente. Armi di creazione di massa. La nostra vera divinità è nella nostra abilità di creare, e armati con la comprensione dell'interrelazione simbiontica delle esistenze mentre siamo guidati dalla travolgente natura della realtà, non c'è niente che noi non possiamo fare o realizzare. Naturalmente dobbiamo far fronte a forti muri, nella forma di strutture di potere prestabilite che rifiutano il cambiamento. Alla base di queste strutture c'è il sistema monetario. La politica della riserva frazionaria è una forma di schiavitù attraverso il debito, dove è letteralmente impossibile per una società essere libera. A sua volta, il libero mercato capitalistico, nella forma del libero commercio, usa il debito per imprigionare il mondo e manipolare le nazioni, sottomettendolo ad una manciata di grandi imprese e poteri politici. Il sistema stesso è basato sulla competizione, che immediatamente distrugge la possibilità di collaborazioni su larga scala per i beni comuni, quindi paralizzando ogni tentativo alla vera sostenibilità globale. Queste strutture finanziarie e corporative sono ormai obsolete e non si devono espandere. Naturalmente noi non possiamo essere tanto ingenui da pensare che l'elite finanziaria e industriale appoggeranno questa idea, perché loro perderebbero potere e controllo. Perciò pacifiche azioni altamente strategiche devono essere prese. La più forte azione è semplice. Noi dobbiamo modificare il nostro comportamento per forzare la sovrastruttura alla volontà dei popoli. Noi dobbiamo smettere di supportare il sistema. L'unico modo di cambiare l'establishment è smettere di supportarlo e continuamente riconoscere i suoi difetti e la sua corruzione e farle riconoscere. Loro non abbandoneranno il sistema monetario perché nei nostri progetti o perché lo raccomandiamo. Il sistema deve fallire e i popoli devono perdere la fiducia nei loro capi. Altrimenti ho paura delle conseguenze. Le tendenze ora indicano che la nostra nazione sta andando in bancarotta. La probabilità è che la nostra nazione si muoverà verso una dittatura militare per prevenire disordini o una completa disaggregazione sociale. Una volta che gli Stati Uniti cadranno, tutte le altre civiltà saranno oggetto di cose simili. Attualmente il sistema finanziario mondiale è vicino al collasso per i suoi stessi dogmi. Il controllore della valuta ha dichiarato che nel 2003 l'interesse sui debiti americani non sarà risolvibile in meno di 10 anni. Questo in teoria significa la totale bancarotta per l'economia americana e le sue implicazioni sul mondo sono immense.
A sua volta, la riserva frazionaria sul quale il sistema monetario è basato sta raggiungendo il suo limite teorico di espansione. E i fallimenti bancari che voi state vedendo sono solo l'inizio. Questo fa impennare l'inflazione. Il nostro debito è a livelli record e il governo e la Fed stanno producendo una nuova moneta per salvare il sistema. Perché l'unico modo con cui le banche si mantengono è fabbricando nuova moneta. L'unico modo per fabbricare nuova moneta è di creare più debiti e inflazione. È solo una questione di tempo prima che i grafici cambino e non ci sarà più nessuno disposto a concedere prestiti, mentre quelli esistenti aumentano come le persone che non sono in grado di sopportare i prestiti attuali. Allora l'espansione della moneta finirà e la contrazione inizierà su una scala mai vista prima. Questo è già cominciato. Perciò noi abbiamo bisogno di mostrare il fallimento finanziario per quello che è, sfruttando questa debolezza a nostro vantaggio. Qui ci sono dei suggerimenti. Smaschera la frode bancaria. Questi sono i più potenti controllori dentro il sistema corrotto della riserva frazionaria. È ora di boicottare queste istituzioni. Se hai un conto bancario o carte di credito con queste banche, sposta i tuoi risparmi verso altre. Se hai delle ipoteche, rifinanziale con altre banche. Se possiedi dei loro fondi, vendili. Se lavori con loro, rinuncia. Questi gesti esprimeranno il disprezzo per i veri poteri dietro le banche private, come la Federal Reserve, e crea consapevolezza sulla truffa dello stesso sistema bancario. 2. Spegnere le TV. Visita le agenzie indipendenti su internet per la tua informazione. La CNN, NBC, ABC, Fox e tutte le altre, emittenti italiane comprese, presentano notizie prefiltrate per mantenere lo status quo. Con 4 società che possiedono tutti i maggiori media, un'informazione obiettiva è impossibile. Questa è la cosa bella di internet. E l'establishment sta perdendo il controllo a causa di questo libero scorrimento di informazioni. Noi dobbiamo proteggere internet sempre, perché è davvero il nostro salvatore, già adesso. 3. Non permettere mai alla tua famiglia, a tutti quelli che conosci e ai tuoi amici di unirsi alle forze armate. Questa è un'istituzione obsoleta, usata ora esclusivamente per mantenere l'establishment che non è più pertinente. I soldati americani in Iraq lavorano per le lobby, non per i popoli. La propaganda ci ha forzati a credere che la guerra è naturale e che le forze armate sono un'istituzione onorabile. Ora, se la guerra è naturale, perché ci sono 18 suicidi ogni giorno di veterani americani che hanno avuto problemi di stress post-traumatici? Se i nostri militari, uomini e donne, sono così onorati, perché è vero che il 25% della popolazione senza tetto americana è composta da veterani? 4. Boicotta le compagnie energetiche. Se vivi in una casa separata, liberati dalla rete. Studia ogni mezzo per creare case autosostenibili con energia pulita. Sole, vento e altre energie rinnovabili sono realtà accessibili ai consumatori già adesso. E considerando l'infinito numero dei costi dell'energia tradizionale, sarà probabilmente uno degli investimenti più convenienti nel corso del tempo. Se guidi, prendi l'auto più piccola in commercio e prendi in considerazione l'idea di usare una delle molte tecnologie di conversione che possono abilitare la tua auto ad essere ibrida, elettrica o qualsiasi altra cosa diversa dalla benzina. 5. Rifiuta il sistema politico. L'illusione della democrazia è un insulto alla nostra intelligenza. In un sistema monetario non ci può essere una vera democrazia, come non c'è mai stata. Noi abbiamo due partiti politici nelle mani delle stesse società lobbistiche. Loro si trovano nelle loro posizioni grazie a queste società, con la popolarità progettata artificialmente dai loro media. In un sistema intrinsecamente corrotto, l'alternarsi di individui ogni pochi anni ha davvero poca efficacia. Invece di pretendere che una vittoria politica abbia qualche vero significato, concentra la tua energia su come superare questo sistema fallimentare. E 6. Aiutaci a creare il più grande movimento di massa per il cambiamento sociale che il mondo abbia mai visto. Noi dobbiamo mobilitarci ed educare tutti sull'inerente corruzione del nostro sistema, con l'unica soluzione possibile, che è dichiarare tutte le risorse naturali del pianeta come patrimonio comune a tutti i popoli, informando ognuno secondo il vero stato della tecnologia. E tutti noi possiamo essere liberi se tutti lavoriamo insieme piuttosto che combattere. La scelta spetta a voi. Puoi continuare a essere uno schiavo del sistema finanziario e vedere le continue guerre, crisi e ingiustizie in tutto il mondo, mentre ti rassegni con del vano divertimento e robaccia superflua.
Oppure puoi focalizzare la tua energia sulla verità, sul significato, sulla resistenza, sul cambiamento globale che hanno la reale capacità di supportare e liberare tutti gli uomini senza lasciare nessuno indietro. Ma alla fine il cambiamento più rilevante si deve verificare dentro voi stessi. La vera rivoluzione è la rivoluzione della coscienza. E ognuno di noi ha bisogno, per prima cosa, di eliminare le divisioni, il materialismo, che siamo stati condizionati a credere fosse la realtà. Spetta a voi.